Pasquetta, lunedì dell'angelo, felice scorcio di Pasquetta, che oggi era in vacanza, che oggi purtroppo ha lavorato. Quindi mentre voi vi gustate le ultime ore di una delle giornate più dolci dell'anno, noi ci occupiamo di ricordarvi quali sono le opinioni degli italiani, cioè le vostre. Eravate troppo distratti da gite, gitarelle, scampagnate fuori porta per informarvi su quello che è accaduto oggi nel mondo? Ci pensiamo noi, anzi ci pensate voi, i vostri titoli. Un solo agricoltore è riuscito a bloccare un esercito di scavatori. Un solo agricoltore è riuscito a bloccare un esercito di scavatori. Ieri ho fatto il caffè a Céline Dion. Ieri ho fatto il caffè a Céline Dion. Il governo ci sta fregando, gli industriali ci stanno fregando, ma se questo serve per salvare l'Italia, facciamo questo sacrificio. E il governo ci sta fregando, gli industriali ci stanno fregando, ma se questo serve per salvare l'Italia, facciamo questo sacrificio. Qualsiasi momento non mi trovo mai con le sopracciglia spettinate. Qualsiasi momento non mi trovo mai con le sopracciglia spettinate. Io con 120 anni sono diventata nonna, bisnonna, ma le puntate sono troppo lunghe. Io di con 100 vedrine sono diventato nonna, bisnonna, ma le puntate sono troppo lunghe. Grazie, cara amica, per questo tuo inno alla fertilità. Ecco una nuova tecnica per esaudire il desiderio di maternità: guardare 100 vetrine che fa venire voglia di fare all'amore e riprodursi, evidentemente. E qualcuno ancora si ostina a usare il vecchio metodo, che strani che siete. Comunque, per l'appunto, questa sera parleremo proprio di maternità e paternità. Vi sveleremo come scoprire se vostro figlio è davvero vostro figlio, oppure se il fatto che abbiate notato una somiglianza col collega di vostra moglie sia qualcosa di più di una coincidenza sgradevole. Allora, poi parleremo anche di Nanni Moretti, che ha portato il suo splendido film sul Papa a Hollywood, dove però purtroppo è stato accolto dalla moltiplicazione dei pesci però in faccia. Allora, ne parleremo con un uomo che vive a sua insaputa, perché qualunque cosa combini, sono 50 anni che risponde: ma che colpa abbiamo noi? E lui è Shel Shapiro! Fui a cavallo del West, che beve solo caffè, con macchine nero e fumeo. Buonasera, benvenuto! Grazie! Benvenuto! Che gioia! Shel, sei l'unico ospite che si presenta con una chiavetta USB. USB, sì, sì, per ricordarmi le risposte. E perché Shel hai segnato dove hai i fili durante la... Non lo sappiamo, ma ce l'abbiamo. Comunque, avete sempre anche voi sicuramente una chiavetta USB, certo, appesa al collo. Allora, Shel, la metà dei nostri telespettatori a casa, anche qua sicuramente sanno chi sei, conoscono le tue canzoni a menadito, però purtroppo c'è gente cresciuta a pane Justin Bieber. Quindi, mentre ti accomodi nel mio frigo, vuoi che è questo? Sì, che è questo. Sì. 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 Sì, mi aiuti anche ad aprirlo. Wow, vedi, Antonio. Dei pantaloni, delle cose che dovrebbero farti sentire a tuo agio, a parte il mio schiavone. Quindi vuoi aiutare a... Ma non mi chiudi le porte. Non ti chiuderò mai la porta, no, a meno che tu non me lo chieda. Per far capire ai pazzi che non sanno chi tu sia, che sicuramente tutti sanno chi è, vero Shel? Sì, a quei pazzi! Allora. No, ma infatti adesso vado a leggere la tua bio, però ho levato il picciolo dalla vagnetta ed è caduto. Okay. Aspettami qua, canta qualcosa. Sì, io aspetto. Canta! Ho detto. Posso... Fischia. Posso guardare? Questa, caro Shel, è la tua biografia, che viene anticipata da una premessa degli autori. È un vero onore poter conoscere il più grande cantante musicista britannico, che nonostante il suo look stravagante da oltre 40 anni tutti ci entusiasma con i suoi brani memorabili. Ora però scusate per la divagazione su Elton John e passiamo alla biografia di Shel Shapiro. Oh. L'invidia, scusami. Io ci tengo sempre a dire che la sto leggendo per la prima volta con te, quindi delle offese mi offendo anch'io. È nato nel 1943 a Londra, è considerato il cantante non di lingua italiana che ha avuto più successo nel nostro paese dopo Povia. Uno dei pezzi più famosi del suo gruppo, i Rocks,
Rocks. Rocks. Yes. Rocks. Ma che colpa abbiamo noi? Un brano che stranamente non è ancora diventato l'inno del PD. Celeberrima è anche la sua canzone C'è una strana espressione nei tuoi occhi, dedicata a Maurizio Gasparri. Nel 2009 ha cantato la festa nazionale della CGIL, contribuendo ad un drastico aumento dei tesseramenti di CISL e UIL. È apparso nudo sulla copertina della sua autobiografia, con le pudenda coperte solo da una chitarra. I maligni sostengono però che gli sarebbe bastato il plettro. Beh, è stato un piacere. Scusami, sicuramente l'autore che ha scritto questa battuta mentre la scriveva pensava a sé più che altro, quindi non a te. Questa è Matteo, la mettiamo tra le cose più care. Allora, da un alfiere della Beat Generation, quale Shell, passiamo anche al leader della Beep Generation, cioè quello che ogni volta che parla il beep è sempre là, pronto pronto a essere posto sopra le sue affermazioni sferzanti. Lui è il mio grande caro amico, grande ospite, Fabio Canino. Buonasera, buonasera. Lavoro da Firenze, come bello parlando io sono pronta e tu. Allora, Fabio, da quanto tempo non ci si vede? Ascoltami, volevo chiederti, come hai trascorso la Pasquetta? Una gita fuori porta o dopo l'ultimo giovedì? Perché visto che giovedì sei stato ospite qua, mi sono trattenuto qua, sono rimasto negli studi. Hai fatto all'amore, ti sei sprangato in casa? Sono rimasto chiuso qua nello studio perché non c'era nessuno, quindi ho usato la mensa. Sono andato nel tuo camerino a guardare tutto quello che c'era. Tipo, cosa hai trovato nel mio camerino? La cosa più preziosa, diciamo, che non hai rubato. Della biancheria intima un po' particolare, ma non certo, lo posso che dire. Tu saprai, è la prima volta che la vedevi. Allora, esatto. Fabio e Shell. È quella che la chiami particolare. Io sono sicura che voi due siete due uomini positivi, ottimisti. Shell cantava è la pioggia che va e ritorna il sereno. Fabio si ostina a venire qua, quindi vuol dire che è un uomo completo e felice a prescindere. Ma sarà davvero così? Di che umore siete? Che tipi siete? Lo scopriamo subito col nostro test del mezzo pieno, mezzo vuoto. Allora, Fabio conosce già il gioco. Shell, explain that. Adesso io comincio delle sentence. Yes. E tu le finirai following your mood. Mio cuore. Yeah, your heart, yes. Capito, Fabio? Yes. Questo inglese, yes. Diciamo così, yes. Da scuola media, però aiuta. Prendi un treno al volo, Shell, ma non hai avuto tempo di fare il biglietto. Quando arriva il controllore, tu per distrarlo... Gli canto una canzone. Quale canzone gli canti? Che colpa mi onda. Sempre. È il cavallo di battaglia. Tu cosa fai al controllore, Fabio? Gli dico, guardi, c'è nell'altro scompartimento c'è il Shapiro che sta cantando. Che stavate andando insieme. Beh, giovedì scorso eri nello stesso treno di Daniela Santanchè. Non me lo ricordare, ho passato un weekend tremendo. Ecco, qua dentro. Tra l'altro, questa volta ti è andata meglio. Shell, esci dalla sauna e scopri che ti hanno rubato tutti i vestiti. In giro ci sono soltanto degli abiti da donna. Cosa fai? Mi vesto da donna. Mi viene bene. Sì, Fabio. Beh, o mi metto una chitarra davanti. La chitarra davanti perché tu sì, quando certo. Vai nella sauna sempre un giro di do, una canzone del sole ti parte. Fabio, tu cosa fai con gli abiti da donna? Cara Geppi, ti darò una notizia, ma per la prima volta mi vestirei anch'io da donna. Pur di non andare nudo e farti che sarebbe inseguire. Più scandaloso che certo. Vestirsi da donna. Fabio, ti telefona Silvio Berlusconi, vuole convocarti ad Arcore per offrirti... di fare la letterina. Ullala, ullala. Shell, il tuo manager ti dice che un noto cantante vuol fare un duetto con te. Speri tanto che non sia... Albano. Perché... perché Albano? Perché proprio non ti va... Cioè, l'estensione lui... vocale... No, perché lui sa cantare, io no. Ah, per quello? Sì, sì, sì. Ah, tu sei così politicamente corretto che ma riesci a dire sì. Una cosa bella insultando. Ma sì. Bisogna imparare.
Allora, Fabio, la NASA ti ingaggia per una missione spaziale di 3 mesi. Sulla rampa di lancio ti accorgi che l'altro astronauta è Giovanardi. Il tuo primo pensiero è? Ma Geppi pensa solo a Giovanardi, è il mio primo pensiero. Il secondo è, dico, bene, andiamo, così quando torna avrà le idee più chiare. Vedi? Vedi che anche tu pensi al prossimo. Bene. E allora, Fabio, ti chiedo un aiuto. La settimana scorsa hai definito Matteo Bordone un sex symbol. No, io, lo dicono per la strada, ahimè. Sì, per la strada. Per la strada dove? Per la strada in che senso? La gente per la strada. C'è crisi, no? C'è grossa, certo, crisi. Gente che segue i cani e dice che lui è un sex symbol. Sei qua, nelle vesti di, sì, te stesso. Dicci di cosa parleremo oggi e che missione abbiamo. Sì, grazie. Uno dei temi è quello del film di Moretti, l'ultimo, Habemus Papam, che è stato distribuito negli Stati Uniti. Ha avuto un successo un po' così discutibile. E quindi abbiamo lanciato. Non lo capisco perché è molto bello, non lo capisco. Non lo capisco. Insomma, negli Stati Uniti non ha preso, per cui abbiamo lanciato un appello su Facebook oggi pomeriggio per chiamare a raccolta appunto le famiglie americane di stanza a Milano. E una si è fatta avanti, e presso quella famiglia c'è il nostro inviato Alessandro Di Sarno. Allora, tra le centinaia di famiglie tipiche Yankee di stanza a Milano, solo qualcuno ha risposto al nostro appello, ne abbiamo scelta una. E invece di ringraziarli semplicemente con un grande abbraccione dell'amore, abbiamo mandato a casa loro il nostro Alessandro Di Sarno. Buonasera Geppi, buonasera al suo fantastico pubblico. Io devo dirle già innanzitutto che abbiamo dei grossi problemi di audio in questa zona di Milano, perché ho delle grosse interferenze di Radio Maria. Io sto ascoltando Radio Maria nell'orecchio. Lei mi sente? A parte che c'ho un trauma, sembrate la famiglia Bohannon, cioè ci mancano soltanto le tende, mi fa paura, scusami, ho un flashback. Allora, siamo stati ricevuti dalla famiglia Deiado, una famiglia veramente gentilissima. Qua abbiamo il signor Deiado, la signora Deiado, e abbiamo il qua Deiado Junior, che è il John, il figlio. E poi abbiamo un pannello molto bellissimo, molto bello, di americani che vengono da San Diego, Santa Barbara, San Francisco, Chicago e anche Toronto. E San Zeno, qua vicino a Bologna. Fai parlare qualcuno di loro e dici cosa farete, sì, adesso tutti insieme. Allora, dunque, adesso io metterò questo CD nel quale c'è il film Habemus Papam, e quindi questo pannello americano ci farà capire quali sono i presupposti culturali che hanno fatto sì che questo film abbia avuto un grandissimo insuccesso negli Stati Uniti. E giustamente John Deiado ha già prima di vedere il film un'ipotesi. John Deiado, what do you think about... C'è una spocchia insostenibile, allora. Questo primogenito che sappilo. Da prima che parlasse era evidente. John ha già un suggerimento. Ecco, tipicamente delle persone spocchiose certamente ha già un'idea prima di vederlo. Vogliamo saperla. Il complesso esattamente, devo finire di vederlo. Cioè, non abbiamo ancora iniziato. Non abbiamo ancora iniziato. Comunque, nel mio parere, comunque il nome non si trasferisce bene, che comunque Habemus Papam dal latino si traduce perfettamente a We have the Pope, we have a Pope, ma cioè perdi un po' il senso di cosa tratta il film. Cioè, sembra che sarebbe più una commedia che qualsiasi altra. Allora, Alessandro, non so, mentre parli con vedere, Alessandro, Alessandro, scusami, sì. Allora, mentre sì. Tu e tuo pensiero, sì, Vanesio, vi confrontate sulla traducibilità tra inglese e latino, inserisci il CD nell'apposito incavo, così iniziate a guardare, sì, il CD, dove il DVD, dove credi. Io torno, sì, tra poco là. Nel frattempo diamo modo a tutti voi di inclanchire le gambe e le braccia, ma non le dita, che devono stare sempre saldamente ancorate sul numero 7 del telecomando. Noi torniamo tra poco, ma non ce ne andiamo prima di avervi detto tutto, ma proprio tutto, su cosa? Sul ritorno di Luna Rossa, che nonostante la crisi ha deciso comunque di partecipare alla prossima Coppa America. Forza Luna Rossa, tra poco, buona Pasquetta! Del mondo.
nostro amico più saputello. Allora, qui con noi Shel Shapiro e Fabio Canino, praticamente uno che è stato collega degli ABBA e uno che gli ABBA vorrebbe esserli lui, proprio tutti e quattro, e ce li deve avere dentro un po'. Allora, sai che Shel, sai che Fabio è un grandissimo fan di Raffaella Carrà? Da voto. Aspetta, però lui, magari tu l'hai, che l'hai conosciuta, no? Ci hai lavorato insieme. Hai qualche aneddoto segreto da raccontare a Fabio? Solamente che c'ha i capelli biondi, ma più forse si sapeva. Questo si sapeva, ma qualcosa della sua, cioè un suo racconto da giovane, da già giovane promessa, poi mantenuta, del panorama. Ma... stai attenta! Raffaella! Beh, sicuramente la verità è che secondo me Fabio è quello che ne sa più di tutti. O perlomeno faccio finta. Lo so, una volta ho detto che non sapevo una cosa e non mi hai parlato per 3 mesi e vorrei che fosse una battuta. Beh, sembra giusto anche. Allora, intanto si parla, di cosa stavamo parlando prima della pubblicità, del film Abemus Papa di Nanni Moretti, che è uscito in America e purtroppo non ha avuto il successo che meritava. Noi, per valutare la presenza di questo film nel mercato anche americano, ma qui in Italia, abbiamo sottoposto la visione del DVD col film a una famiglia americana residente a Milano e ci abbiamo spedito il nostro Alessandro Di Sarno per capire se i critici USA hanno fatto veramente bene o no a stroncare Nanni Moretti. Il film è in onda ormai in quella casa da una ventina di minuti. Alessandro Di Sarno, l'hanno già sbattuto fuori di casa. Buonasera Geppi. No, in effetti mi sono qua sul terrazzo e guardate come stanno guardando con attenzione il film. Devo dire che nessuno ha riso per il momento e sono tutti molto molto seri. Guardate come stanno guardando seriamente. Adesso io entro all'interno, loro stanno guardando il film. Sì. E abbiamo qua il signor De Jado. Signor De Jado, secondo lei quali sono i presupposti che hanno fatto sì che questo film abbia rincontrato una critica così severa negli Stati Uniti? È un problema religioso, perché negli Stati Uniti c'è il puritanesimo che segna tutta la vita di noi americani, e è estremamente difficile capire quello che succede nella Santa Sede. Che grinta, Alessandro, cogli l'espressione di quello più, diciamo, che si vede che è più dentro il film, braccalo e soprattutto metti in pausa, perché gli stai rompendo le scatole a questa gente che guarda il film. Metti in pausa, torno da te tra poco. Torno da te tra poco, Alessandro. Non so perché Matteo... Tu ti sei avvicinata a me. Io mi sono avvicinata a te perché sicuramente tu hai un'altra notizia, sì, imperdibile, nella quale noi stiamo per buttarci a picchino. Sì, il Papa ce l'abbiamo, il padre si sa meno, si conosce la madre, il padre storicamente, insomma, geneticamente, come si fa a sapere? Ci vuole un test del DNA. Fino a un po' di tempo fa il test del DNA era una cosa... tanta fiducia, non ci vuole un test del DNA, sì, ci però, vuole tanta fiducia, sì, o il test del DNA. Diciamo che una può vagliare l'altra cosa. E il test del DNA fino a un po' di tempo fa era molto complicato, molto costoso. Ormai basta un campione del DNA del figlio, e quindi lo spazzolino da denti, un capello, qualunque parte organica, insomma ci siano delle cellule, viene spedito a un laboratorio, poche centinaia di euro, ritorna il risultato. Alcune migliaia di italiani hanno usufruito di un servizio del genere l'anno scorso, 3.600 in particolare, e pare che circa un quinto abbia scoperto che i conti non tornavano tanto. Una sorpresa su cinque sarà uno di voi, Fabio. Sì. Ecco, questo è il lato negativo dell'eterosessualità, mi sembra evidente. Non si sa mai, è una sorpresa. Ma io non mi fiderei nemmeno di questo test, sinceramente. Questi sono i test fai da te a casa? No, sì. Mandi a un laboratorio. Mandi a un laboratorio. E se sbagliano e scambiano la provetta, come si fa a sapere? E chi sei? Ridge Forrester? Perché devo scambiare la provetta? Sono peggio del signore lì della famiglia americana. A Ridge un paio di volte hanno sbagliato l'esame del DNA. Allora, Shel, a te è mai capitato... di sbagliare il DNA? No, okay. Non mi chiedo cose così intime, se hai fatto dei test, ma ti sei mai risvegliato durante una tournée con una donna nel letto che non sapevi chi fosse? Sì. Però non sono stato così masochista di farmi la cosa del DNA.
No, perché... mai. Ma e soprattutto ti ricordavi sì. il nome, almeno di come... Ce l'ho già detto. Non ti ricordavi il nome? No. E come lei... No, ma sì, certo. Darling, certo, dice good morning, certo. darling. E tu ti sei mai trovato qualcuno nel letto che non sapevi chi fosse? O eri tu quello che non sapeva chi era l'altro? Mi girava allo specchio e Dio... è capitato. Ma guarda, siete veramente dei costumi sessuali troppo disinvolti per i miei gusti. Allora, qui c'è in studio, vorrei capire invece come la pensa il pubblico su questo tema, anche perché forse è composta da gente che il test del DNA lo fa una volta alla settimana. Allora, voi torcereste mai un capello di vostro figlio o del vostro medesimo? Fareste mai un test per scoprire se quel figlio è davvero vostro? Se sì, paletta verde, se no, paletta rossa. Chi farebbe il test? Parte Gidello che non si capisce. Allora, 65% di poveri illusi, diciamo, che non diciamo farebbero... che la maggior parte non farebbe il test, forse perché avete paura del risultato? Paletta verde sì, paletta rossa no. Avete paura del risultato? No, non hanno paura del risultato. Si fidano ciecamente. Allora, tra le nostre spettatrici più disinvolte, però questa notizia ha creato il panico anche in diverse famiglie italiane. Una famiglia in modo particolare questa notizia l'ha vissuta davvero in modo molto molto particolare. Vediamo insieme chi è. Mi spiace Gidello, è successo tanto tempo fa. Vabbè, Gidello, te ne sarai fatto una ragione. Comunque, per sapere se un bimbo è davvero vostro figlio, non c'è che un sistema, basta che vi somigli. Allora, vogliamo vedere insieme alcuni casi clamorosi di figli forse illegittimi, vista una somiglianza preoccupante. Allora, guardiamo un po'. Allora, Stanlio è chiaramente il papà di Sarkozy, e Carlo Lucarelli è di sicuro il figlio di Benitez, l'ex allenatore dell'Inter, il cacciatore Ribery, che è un uomo molto affascinante, nato dai sacri lombi di Ignazio La Russa, verosimilmente, Paolo Limiti è il padre chiaramente di Zac Efron, con cui divide anche il parrucchiere, e Bordone Zuzzurro, io direi che forse sono proprio la stessa persona, io temo. A parte gli occhiali, guarda! No, ma proprio non c'entra una mazza! No, no, no! Scusa, Michelle, no, ma sono... è la mia foto più spettinata che ci sia in assoluto. No, hai fatto di peggio in gemelli. Questo programma. Gemelli. Gemelli, c'è la qua la brioche, infatti. E Renato Mannheimer non esiste, è chiaramente in realtà Larry Burns dei Simpson. Ciao Renatino che ci guarda sempre. Allora, Michelle e Fabio, allora non vi chiederò se avete figli legittimi, però a voi è mai capitato di essere scambiati per qualcun altro? Michelle, ti hanno scambiato per qualcun altro? Sì, sempre. Perché? Antoine. Perché Antoine somiglia veramente a Shel Shapiro? La versione francese di Shel, cioè un cantante francese che ha avuto grande successo in Italia nel periodo in cui... Scusa un secondo. Nel senso... No, ho capito. No. È la no. miseria. Fabio, a te perché ti scambiano? Beh, spesso mi hanno sbagliato per Tom Cruise, per Brad Pitt, soliti, insomma. Certo, dopo... Tra sex symbol. Al quarto ciupito capita. Allora, anche a me. A fare notizia non sono soltanto le conseguenze di una paternità incerta, ma proprio le conseguenze di una paternità certissima e inossidabilmente sì. nota. Sì, e infatti passiamo dalla tecnica applicata al DNA al DNA puro, cioè quello che, come dire, si manifesta quando ci si riproduce. I Beatles si sono riprodotti, 4 figli dei Beatles vogliono rimettere in piedi un gruppo. Sono d'accordo quasi tutti tranne il figlio di Ringo Starr. Tutto è partito da quello di McCartney, ma pare che la cosa non funzionerà. Grazie. E dopo, per l'esame del DNA dei 4 figli, la prossima puntata. Allora, c'è già il nome della band, temo, forse si chiameranno i Pier Beatles, e c'è grande, grande attesa per quello che potrebbero fare questi 4 figli d'arte che si sono già riuniti a provare. E, miei cari amici, se il buongiorno si vede dal mattino, Antoine trema. Vediamoli.
Michelle, tuo nonno faceva il suonatore di corno. Sì. Ecco, cioè, quindi c'era il senso musicale in famiglia. Yes. E la tua famiglia avrebbe voluto che tu facessi un altro mestiere? Sicuramente, sicuramente. Sì. Ce lo vuoi dire? Magari notaio. Il notaio non era male. Perché avresti guadagnato un sacco di soldi. Però è una vita un po', diciamo, io ci ho lavorato, una vita più algida e fredda di quella che hai fatto tu. Come qui dentro. Esatto. Sì. Fabio, allora, questa idea dei figli che, insomma, seguono le orme del padre, che riprendono, insomma, i lavori dei padri, può sembrare per qualcuno un colpo di genio. In Italia in realtà è una consuetudine così antica che potrebbe addirittura trasformarsi in un obbligo. Perlomeno questo è quello che vi abbiamo tentato di far credere per strada. Vediamo se ci avete creduto, e il nostro come lei saprà. Come lei saprà, per dare più certezza al futuro dei giovani, il ministro per la semplificazione Cosimo Schiavone ha deciso che dal 1 maggio 2012 i figli dovranno svolgere obbligatoriamente la professione del padre. Lei è d'accordo? Ma guardi, un mio punto di vista, professione del padre, no. No, non sono d'accordo, perché altrimenti si potrebbe ingessare la società e si creano delle caste come in India. Siete voi un po' strani gli italiani. Già questa cosa avviene per esempio con i notai ed è patologico che solo i figli di notai facciano i notai, ma non rendiamolo obbligatoria. Per me che è un padre matematico non sarebbe così automatico. Come le sembra il ministro per la semplificazione Cosimo Schiavone? Devo esprimermi? E i figli dei disoccupati come faranno allora? Suo padre che lavoro faceva? Elettricista. Quindi lei dal 1 maggio dovrà fare l'elettricista? Chi, io? Non riesco neanche a toccare un interruttore. E la signora forse vive al buio, quindi addirittura. Dopo 10 anni come abbiamo vissuto, siamo disposti a credere a qualunque cosa? Io temo ormai di sì, ma la cosa che mi preoccupa di più è che una signora pensa che soltanto un elettricista possa accendere la luce. Io, insomma, credo di farcela nonostante l'arte dell'elettricismo in mia partenza. Però allora, possiamo parlare di figli che prendono in consegna il lavoro del proprio padre senza parlare con un padre che ha passato il lavoro al proprio figlio? Ma certamente che non possiamo. Ed è per questo che abbiamo una persona informata sui fatti, e questa sera è Mario Giuliacci. Buonasera, bellissima, simpaticissima. Come va? Buonasera, bene. Professionalissimo, elegantissimo. Grazie. Buonasera, grazie. Come va? Buonasera. Buonasera. Ecco, mettiamola in maniera classica. Allora, Mario, benvenuto, il volto più rassicurante della meteorologia italiana. Quando lei parla veramente e dice che piove, io vedo il sole. Si chiama schizofrenia. Allora, allora, lei ha trasmesso il suo lavoro a suo figlio. Come è andata? Gliel'ha insegnato? O a lui suo figlio ha rubato? O era perché era il figlio del capo, insomma, come è andata? Ma sai, vedendomi tutti i giorni a casa con queste mappe del tempo, alla fine lui, invece di poter giocare con le macchinine, con le cose con cui giocano i bambini della sua età, giocava con le barometro. Mie mappe, il barometro, l'igrometro, le mappe del tempo, quindi alla fine per lui sono diventate cose normali, capisci, no? E quindi suo figlio ha studiato, poi anche suo figlio? Certo, 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 poi ovviamente ha fatto i dovuti studi per diventare meteorologo, cioè non si diventa meteorologi con diploma, bisogna avere una bella laurea in fisica. Una bella laurea in fisica, che anche con la bella piacevolezza, un bel corso di studi. Ecco, allora, quindi non basta però che ti faccia male il ginocchio per sapere che piove l'indomani, ricordiamolo, bisogna laurearsi in fisica. Almeno a tutti e due le ginocchia. Per essere certi. Allora, a questo punto ci preme dimostrare che lei dà informazioni consapevoli, che le ha studiato, che questa marcia in più però ce l'ha anche perché forse ha anche un grande, grande intuito. Allora, lei vive i calli giusti. Esatto, i calli giusti. Allora, lei vive di previsioni. Dimostriamo che lei azzecca qualsiasi previsione, ma proprio qualsiasi, qualsiasi. Che mi entri, Ermi! Allora, tu mi avevi... Aspetti, aspetti, allora, dottore, Ermi è un professionista del gioco delle tre carte. Allora, esercita le sue attività
tra i mezzanini più importanti delle stazioni ferroviarie italiane. Allora, prima faceva il tesoriere della Margherita, poi si è licenziato perché era un lavoro troppo torbido, e lui invece è un uomo onesto che gioca di mano ma non da villano. Allora, adesso Hermi mescolerà le sue carte. Tu dovrai indovinare la carta che lui ti indicherà, non con gli occhi perché non si vedono, ma proprio col dittino. Allora, Hermi, prego. Allora, rossa vince, la nera rossa perde. Allora, attenzione, rossa vince, nera perde. Dunque, attenzione, io voglio dire che se non viene la rossa va male, perché oggi è lunedì di Pasqua. Rosso di sera, bel tempo si spera, se non arriva il rosso piove, quindi attenzione. C'è la pecarelle, acqua. Anghingo, tre galline. No, se non vale. No. Faccio un ducoglio coglio, va. Faccia così come fa di solito. Vai, allora, pioverà oggi. Pioverà o nel finale di giornata pioverà la carta rossa. Era, ce la faccio vedere adesso per dimostrazione. Certo, abbiamo fatto una figuraccia. No, non è vero, ma non è vero. Lei basta che non ci abbia puntato la tredicesima. Allora, io ringrazio il mago Hermi, che è sempre prezioso, col suo banchetto lo troverete in tutti i luoghi di Villa. Vi aspettiamo qua ancora tra poco a G-Day, senza il mago Hermi, senza Mario Giuliacci, ma con Shea Shapiro e Fabio Canino. Tra poco. Si corre tutti come il colonnello Giuliacci, siamo qua a soddisfare il vostro bisogno quotidiano di scanzonata ironia. Ciò nonostante, abbiamo qua Matteo Bordone e abbiamo qua Shea Shapiro, l'ex frontman dei Rox, e Fabio Canino, l'ex diripetaio dei Beehive. Allora, Matteo, ribadisco? Ribadisci, mentre Fabio ride sornione. Abemus Papam, l'ultimo film di Nanni Moretti, è stato distribuito negli Stati Uniti. Quando è uscita in Italia aveva avuto un ottimo successo di pubblico e qualche critica in ambiente cattolico, la CEI l'aveva definito superficiale. Negli Stati Uniti non ha funzionato più di tanto al botteghino, come capita spesso al cinema d'autore europeo, e in più la critica l'ha attaccato. Fabio, a te è piaciuto questo film? Molto, moltissimo. Ho trovato simpatico anche Moretti, che a me di solito non resta simpaticissimo. Invece nel film l'ho trovato bravo e simpatico. Ciao Nanni, ricordati di me qualche volta. Allora, però come sempre, dopo il film, il dibattito, il gran bel dibattito sulla pellicola che una famiglia americana residente a Milano, The Adams, sì, una famiglia tra l'altro di una contagiosa allegria, sta guardando tutti insieme, tenuti per mano in un divano, il film Abemus Papam. Là con noi, per noi, c'è Alessandro Di Sarno. Ecco, Alessandro Di Sarno che sta giocando a un gioco. Alessandro, sì, pronto, sì. Geppi? Sì, pronto. Allora, Geppi, accendiamo la luce. Abbiamo spento la luce. E quella stava dormendo. C'è un signore che si è proprio addormentato. Io spero veramente che Nanni Moretti non veda la nostra missione, Geppi, la sua missione, perché trasmissione, perché veramente sarebbe veramente un guaio, perché qua la famiglia americana proprio non gli è piaciuto, nessuno rideva. Signor. Cioè, sono veramente. Ma forse non ha mai. Che lingua parlano queste persone? Perché? Che lingua? Come? Inglese? Americano? Ma lo stanno guardando in italiano o in inglese il film? In italiano con i sottotitoli inglesi, in turco, come è stata la versione praticamente. Allora, Jerry, perché si è addormentato lei? Excuse me? Why you sleep? Perché si è addormentato? It was slightly boring, slow, slow. Diceva che è molto lento, noioso. Molto noioso, slow. Ma non doveva noioso. Far ridere, sì. Doveva anche far riflettere, un film anche molto commovente, infatti. Una colonna sonora, c'è una canzone di Mercedes Sosa meravigliosa. Cosa gli è piaciuta? Chiedigli se c'è una cosa che gli è piaciuta di quel film. La scena della pallavolo, volevano che giocassero a baseball. Qual è il problema? Sì. C'è signora una scena, Geppi mi sta chiedendo, che le è piaciuta? Sto pensando, allora quando stavamo ballando i preti,
Quando i preti ballavano, la signora ha apprezzato molto, visto che si è un po' mossa in quel momento. Sì. Sì, Fra Diavolo, ringraziamo Fra Diavolo. Geppi, io veramente sono a disagio perché stiamo... Anch'io, per te, perché sei davanti alla televisione, sì. Tra l'altro. Se guardassi un film e tu ti accovacciassi davanti al video, io ti prenderei a pugni. Sì. Forse non l'hanno visto bene, sì, perché c'eri tu davanti. No, io non c'ero, non ero davanti, signora. Come? Cioè, non ero davanti alla televisione. No. Parlavo, sono stato zitto. Ok, allora Alessandro, continua a cercare di trova. Io voglio una cosa positiva che trovano gli americani su quel film. Questa è la tua missione, ci vediamo tra poco. Nel frattempo, non mangiate tutti i popcorn. Purtroppo in America Nanni Moretti si sente già a casa, i quotidiani lo attaccano, i quotidiani americani lo attaccano esattamente come fanno Libero e Giornale qui. Però voi come la pensate? Ce l'avete già detto rispondendo alla nostra gran domandissima di oggi, che era questa. Abemus Papam di Nanni Moretti è stato proiettato negli USA con scarso successo. Lei consiglia a Moretti di farsene una ragione o agli americani di farsi una cultura? E così vi siete espressi, ha scelto di consigliare agli americani di farsi una cultura il 67% delle persone che hanno votato e il 33% hanno scelto di consigliare a Nanni Moretti di farsene una ragione. Ti stupisce, Shell, che invece vedi chi ha votato consiglia agli americani forse una maggior profondità d'animo nell'affrontare questo tema così delicato come un uomo che si sente inadeguato a fare il conduttore, no? Un uomo che si sente inadeguato a sostenere l'incarico di fare il Papa. Non mi stupisce. Non ti stupisce? No. A te, Fabio? Nemmeno a me mi stupisce. Nemmeno a me. Ma Fabio, siete delle... Sì. Allora, questa... Sei Simbo, stai attento. Sì, sì, guarda, sta tutto tremando. Allora, dopo aver sentito l'opinione dei miei ospiti, voglio conoscere anche quella del pubblico, che è oggi interamente composto da membri dell'Academy. Allora, ladies and gentlemen, secondo voi chi ha ragione? Gli americani direi che il film è noioso o Moretti... E invece che il film l'ha magistralmente fatto. Paletta rossa ovviamente per sostenere Moretti, paletta verde per gli americani. Paletta rossa per Moretti, paletta verde per gli americani. Io direi che qua è il 90% dalla parte di Moretti. Allora, a parte Gidello che era dalla parte degli americani. Però come spesso accade, forse è un problema di linguaggio, ho visto anche che non è stato apprezzato fino in fondo. Allora, gli americani senza palazzi che esplodono, inseguimenti, un po' diciamo tendono ad annoiarsi ed è per questo che il distributore americano del film sta correndo ai ripari, hanno già rimontato il trailer per cercare di accalappiare il pubblico impetuoso americano. Ecco il trailer destinato al mercato a stelle e strisce, è una bomba, prego. Piano piano in tanti cominciavano a scomparire. Ma scomparivano loro? Versione Trastevere. Assolutamente versione Trastevere. Però qua c'era tanto movimento, hai visto? Non l'ho sentito. C'era tanto movimento. Tantissimo. Ah, l'inglese così si parla, basta parlare l'italiano male. Allora, Shell, però ci sono, l'America ha anche un problema non soltanto per i film, ma anche per la musica. Hai visto, in America i cantanti italiani che vendono tanto sono Bocelli, che è noto sì, anche qua, e Lacuna Coil. Ciao Cristina Scabbia, che invece hanno molto successo là, ma qua purtroppo di meno. Allora, qual è il problema? Secondo te siamo noi che abbiamo una lingua difficile o loro che hanno delle orecchie pesanti? No, noi siamo forti con la musica in italiano. L'America parla un'altra lingua, quindi... E la musica ha un'altra cultura, comunque. È la cultura che non gli permette di capire Abemus Papam. E non permette neanche di capire i cantanti italiani, tipo qual è un cantante italiano che ti stupisce e non abbia successo in America? Già Zucchero sarebbe uno, ma Vasco, Albano.
Albano, secondo me Albano ha grande successo, non so esattamente dove. Sì, in Russia, però, sì, in America Russia. Latina, è vero, ma a New York non canticchiano nel sole, temo. Allora, torniamo a Moretti, al film rimbalzato dagli americani. Allora, non sarà che forse a loro il Papa cattolico, come dice Shell, non interessa per niente, non sarà che magari perché sono protestanti, ebrei, musulmani e buddisti, e quindi non importa a loro di questa figura. Davvero una cultura diversa, allora a noi la fragilità di un papa, come la racconta Nanni Moretti, ci interessa perché siamo in un paese cattolico, fa parte della nostra cultura. Allora, per esempio, i 10 comandamenti, voi li conoscete tutti in ordine o così a casaccio? Allora, vediamo se li conoscete davvero, perché abbiamo mandato per strada a chiedervelo il nostro inviato in punta di piedi, Don Fullin. Allora, siamo qui con Vittorio. Vittorio, dobbiamo dimostrare che noi italiani, al contrario degli americani, abbiamo una ferrea cultura cattolica. Allora, dimostramelo, Vittorio. Allora, Vittorio, anno in cui è nato Gesù? Gesù è nato il 1200 sarà più o meno. Sì, più o meno. 1500. Nel 200. Nel 300 a.C. Bene. Zero, bravissimo. Dove è nato? Attento, una domanda che molti sbagliano. Dove è nato Gesù? Trovato quello giusto, sarà nato a Nazareth. Allora, Gesù è nato nel 1500 a Roma. Benissimo. A Gerusalemme? No. Betlemme. Betlemme, bravissimo. I 10 comandamenti, lei li sa? Sì, allora, aspetta, 12 o... 12 comandamenti. Non rubare, non avrai altro Dio al di fuori di me. E ne hai detti due, poi? Non desiderare la roba degli altri. Bisogna? Desiderare la donna dell'altro. Ah, ecco, questa qui, ecco, io me lo dimentico sempre, invece lei lo sa. Non dire falsa testimonianza. E se ce ne fosse uno nuovo, tipo adesso i tempi sono cambiati, anche Dio forse ce ne darebbe degli altri. Dimmene uno adesso. Non rubare l'iPad. Guardi, un comandamento proprio deve essere grandissimo, ma proprio grande. Con tutte le cose che succedono. Appunto. Ecco, e vorrei che ammazzassero tutti questi qua che stanno combinando queste malefatte, guarda. Beh, un comandamento un po' forte. Fantastico, Don Fullin, che ha rispolverato anche le tavole di Mosè. Allora, cari genitori delle persone intervistate, quando da piccoli vi dicevano che erano a catechismo, mentivano, chiaramente erano altrove. Allora, Fabio, tu che sei il prototipo tutto casa e chiesa, ma nel tragitto come ti diverti? Lo sai il quarto comandamento? No, assolutamente ne no. Ne sai uno? Uno ti è rimasto impresso? Allora, non rubare, non desiderare la donna d'altri, non avere altro Dio all'infuori di me. La domenica, com'è? Sempre domenica. La domenica è l'aperitivo, sì. No, santifica le feste. Sì. C'è? No, non c'è santifica le feste. Qualcosa? Sì, santifica le feste, sì. C'è. Poi allora, c'è non uccidere. Sì, non uccidere di domenica c'è anche. No, non uccidere troppo. Non uccidere troppo. Sì. Allora, Shell, allora tu sul Vecchio Testamento mi devi essere ferrato. No, ma io non ho mai fatto catechismo, hai capito? Quindi... Vabbè, ma è un duro. Mi chiamo già fuori. Però no, Mosè è amico tuo. Mosè, ci conoscevamo, eravamo parenti, ecco. Eravate a scuola insieme. E non ti ricordi un comandamento di Mosè che condividi? Beh, di questi sì. Non idolatrare altri dei al di fuori non di me. Non avrai altri dei al di fuori di me, che era anche il primo. Allora, noi l'undicesimo comandamento ce lo inventiamo adesso, di sentire la vostra voce. Per questo apriamo le linee telefoniche. Allora, nel film di Nanni Moretti il protagonista ha paura di fare il papa. E voi, miei cari mentanini all'ascolto, avete mai pensato di scappare a un'investitura importante nella vostra vita? Raccontatecelo. Il numero da chiamare è questo.
90, 60, 90. E oltre a parlare con me, potrete accaparrarvi, accaparrarvi un episodio, un esemplare, volevi dire, dell'Alce Gidello. Allora, che con me va d'accordo. Allora, Giulia da Legnano. Buonasera, buonasera a tutti e buona Pasquetta. Ma che è? Ma guarda che sei veramente, sei senza cuore. Ma Giulia, hai una voce tenerissima. Quanti anni hai? 4? Quasi 18. Amore, tenero, la metà dei miei anni, che tristezza. Allora, Giulia. Giulia, ciao Geppi. Sì, ciao, sì. Matteo, e volevo salutare anche Alessandro Di Sarno, che mi sta simpaticissimo. Sì, Alessandro è a casa dei... gli americani. Gli americani, te lo salutiamo dopo. Allora, Giulia, raccontaci di quella volta che sei sfuggita a una responsabilità, ma ti è andata pure bene. Ok, allora, lezione di storia. La professoressa mi interroga, io non ho studiato, mi fa una domanda, rispondo tutt'altro, ma nessuno se ne accorge, e prendo pure 7. Allora, perché la professoressa fa domande e non ascolta la risposta. Forse fa così perché suo marito l'ha abituata in questo modo. Marco da Roma. Ciao, buonasera, da Ancona. Bene. Benissimo, e Roma eri di passaggio? O a Roma è Ancona? Passaggio ogni tanto con il treno. Ah, ho capito, quando hai chiamato eri a Roma, adesso sei ad Ancona. Esatto. Che simpatia. Oh, che gentile, ci mette una pezza sulle... Mettiamoci una pezza. Allora, Marco, quanti anni hai? 44 gatti. E cosa fai nella vita? Consulente assicurativo e finanziario. Mm. Allora, Marco, raccontaci di quella volta in cui sei sfuggito a una responsabilità, ma ti è andata di lusso. Fortunatamente, perché poi scoprì che ciò che mi era stato prospettato come una opportunità professionale di gran spicco in realtà non sarebbe mai avvenuta, e quindi in anticipo per via traversa. Ho capito, ma questo era un prologo. Ha iniziato, purtroppo ha iniziato l'aneddoto con un avverbio che fa subito molto racconto. Allora, mi alzo. Voi, miei cari ospiti, avete mai... E nel frattempo ci ha raggiunto Fabio Canino qua in studio. Fabio, sei mai sfuggito a una responsabilità? No, devo dire no. Tu non ami sfuggire alle responsabilità? No. Tu, Shell, ami sfuggire alle responsabilità? No, assolutamente no. No, qua nessuno ama sfuggire. Ma siamo masochisti. Assolutamente sì. No, ma che bello sto, come lo fai a vedere? Sì, tienilo, lo stavo per lanciare addosso a qualcuno. Allora, torniamo al nostro tema di puntata. Il nostro tema di puntata era il film di Nanni Moretti sul Papa e le pernacchie, che purtroppo ha preso il suo debutto in America. Allora, tra poco ci ricollegheremo col gruppo d'ascolto a Stelle Strisce che sta vedendo il film per noi, ma prima vogliamo sapere qualcosa di più sul protagonista, cioè che non è l'attore, è proprio lui, il Papa. Ed allora, proprio per l'occasione, giochiamo insieme al nostro consueto, imperdibile, quotidiano gioco Papa o non Papa? Se mamma, se non mamma, mi amerà. Ecco, come di consueto quando facciamo questo gioco vengo raggiunta da due manzi vestiti da guardie svizzere, che sono costumi... Allora, però dovete sciacquarvi un po' da qua, tornare un po' indietro, se no non vedo i miei ospiti. Ecco, perfetto. Allora, Shell e Fabio, adesso dovete tirare fuori, insomma, l'amante della storia del Papa che è in voi. Io vi farò delle domande, vedremo alcune vicende legate ai successori di Pietro. Io vi darò risposte multiple e voi dovete prenotarvi scegliendone una. Allora, questa è la prima domanda. In un Natale dei primi anni Ottanta, Giovanni Paolo II ha incontrato un personaggio diviso a metà tra realtà e fantasia. Qual è questo personaggio? Babbo Natale, Aia, il robot David Zed, Sbirulino o Zorro? David Zed insieme a Raffaella Carrà. David Zed insieme a Raffaella Carrà, addirittura. Vediamo insieme la controprova. Il Papa si è cordialmente intrattenuto con la Carrà, con Gianni Boncompagni e tutti gli altri. Solo davanti alla maschera di Zed ha avuto un attimo di esitazione. 1-0 allora, per Fabio Canino. Secondo evento riguardo l'attuale inquilino di San Pietro, o Papa Benedetto XVI, che l'anno scorso un documentario ha immortalato mentre fa che cosa?
Vi do quattro opzioni, scel prenotati se sai cos'è. Beve aranciata sgasata, sorseggia birra all'Oktoberfest, accenna un passo di Macarena con padre Georg o legge l'oroscopo di Branco. Prenotatevi. Si è prenotato Shell. Accenna un passo di Macarena con padre. Si vede che segui proprio il Papa, è proprio Tipino che mi balla la Macarena, più da Meneito, Benedetto. O da Lambada. Io direi che ha bevuto la birra all'Oktoberfest, allora, tedesco. Beh, questa manche si chiude a zero perché nessuna di queste era l'opzione giusta. Beveva aranciata, vediamo la controprova. His favorite treats doesn't need much preparation. It's orange Fanta. Aranciata. Restiamo sul teutonico Ratzinger. Cosa è capitato a Papa Benedetto XVI durante una cerimonia? È stato placcato, gli hanno chiesto il bis, gli hanno chiesto, l'hanno sostituito per un malore o è avvenuto un miracolo? Si è prenotato Fabietto? È stato placcato. È stato placcato, sì, vediamo la controprova. Allora ti aggiudichi una scatola di Papa non Papa, il gioco più amato e usato dai cardinali in conclave. A proposito di conclave, torniamo ad Alessandro Di Sarno, al suo gruppo rinchiuso in una casa milanese. Ecco, sei con Topesio Vanesio. Buonasera. Alessandro, che ha finito di vedere il film, ha concluso la visione. Sì. Ecco, adesso quindi può dare un parere più consapevole, no? Sì. Allora, qual è John? È l'unica persona che ha voluto esprimersi dopo aver visto questo film, perché devo dire gli altri non hanno veramente apprezzato e mi dispiace, perché io come portaparola della Francia posso dire che è un film molto bello. John, qual è stato il suo punto di vista sul film in generale? Ma alla fine ci sono molte parti che sono molto carine, perché si capisce un po' come la cultura cattolica, la cultura del Vaticano. Ci sono delle parti che rompono molto l'immagine, cioè si ha un'immagine del Papa che è sempre fedele, disciplinato, e alla fine si vede un Papa che è un po' infantile, diciamo, è un bambino quasi. Questo sì, è carino. Ma questa è la trama. Tranne quello non so veramente cosa dire. Bene. Va bene, grazie Alessandro, ringrazio John, grazie Jack, tutta grazie a la famiglia del cognome Bizzarro, ringrazio le mie guardie svizzere che stanno andando. Ciao famiglia americana, felice scorso di Pasquetta, a domani per un altro Papalino G-Day. Vi lascio a tutti di Enrico Mentana, ciao.